Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale. Eccoci qui di nuovo con Life is Strange. Quindi riprendiamo in modo splashoso. Ci è successo un macello, che è successo? Castle, listen to this Jefferson lecture again. This might be hell. Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in black and white? Am I stuck in a time loop? Anybody? Bueller? Diane Arbus. Be calm and don't freak out. Why Arbus? Yet. Because of her images of hopeless faces. You feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers and children. She saw humanity's torture, right? What's going on? And frankly, it's bullshit. C'è attacco dei piccioni. Keep that to yourself. Seriously though, I could frame any one of you in a dark corner and capture you in a moment of desperation. Vabbè, parlava di Hitchcock, giustamente. I gorbi, magari. Gone now. Have I totally fucked up time? Non lo so, so solo che sta succedendo un cazzo di macello. Allora, sta roba non ci interessa. Incisione. Aspettate, questo era quello della foto, o sbaglio? Era di questo capitolo. Sì. Però. Ah no, questa è Max Colfi. Allora, aspetta, dov'è quella di. Non l'abbiamo fatta noi sul. Che cazzo sono tutte queste scritte? You didn't die, Kate. You're alive. Ah. Ok. Va bene, questa foto è quella di prima. Questa è Max. Qualcosa di diverso o particolare? Rachel didn't deserve any of this. Ah. I see you, Max Caulfield. Don't even think about leaving here until we talk about your entry. I just wanted to know if you'd like to spend the rest of your life in my dark room. Your purity inspires me so much. And we could be so happy together. Who needs selfies when I can give you portraiture? There's no way I'm saying that. No way. I miei selfie fanno cagare. Grazie per aver ucciso Chloe, la nostra camera oscura. Io l'amo, professor Jefferson. Non lo so. La nostra camera oscura? I miei selfie fanno cagare? My selfies are shit. I need to be framed by a real artist. I'm just a poser. Yes. You will be posing. For me. There's so many angles I want to expose you with to the world. I hope you don't mind needles or duct tape. Va bene. This can't be real. I don't believe it. Possiamo andare adesso? Ok, adesso siamo ai dormitori. Aspetta, vediamo Kate se dice qualcosa. Scusi. Hey Kate, Max, why did you stop me from jumping? What kind of friend are you? You never understood me. Or what happened to me. Now my family will never leave me alone. And that means I'll always be alone. Thanks to you. Kate, that's not true. I've always been your friend. Ok. La. Va bene. La andiamo in camera nostra? Era camera nostra, aspettate. Sì, in linea teorica sì. Allora, aspettate. Cosa possiamo controllare? Stella, Dana, Taylor, Juliet, Kate, Victoria. Chiave 218
Qua siamo 2:22, 2:19. Momento. Ah, 2:18, ok. No, eh. Momento, abbiamo cambiato un po' vestiti e c'è un sacco di roba qua, aspettate. Rachel Amber. She was my angel. After my dad died and he moved, I felt abandoned. Proviamo ad andare nella stanza di Rachel. Anche se in realtà aspettate, non so se c'era da qualche parte. Rachel, sì, 2:24. C'è tutto di Rachel, non lo so. Proviamo ad andare da Rachel. Ok, adesso siamo Victoria. Stanza era quella di fronte alla nostra. Sì, 2:21. Qui non c'è niente, non lo so, magari è chiaro. Cioè, stiamo a fa tutte? Qui ci sono tutte le foto come quelle che scatta la nostra Max, quindi presumibilmente andiamo in camera nostra. Max selfie, ok. C'è qualcosa che non quadra. Ah, rimaniamo qui a guardare con sportiveggianza. Sì, questo è proprio l'inizio. Vabbè, proviamo. Ah, anche i nomi sono. Non saprei. Il cervo. Che è l'unico che va. Che ne so, proviamo. Un attimo sflesciante la situazione, sì. Don't try to hide, Max. Get over here. Let me capture you. Jefferson is coming Max, after me again. You used to be so pure, so innocent. Now you have to die. Che fa? Famo la modalità stealth? Please understand, Max. The only place I can be myself is in the dark room. Cazzo. After everything I did for you, and you accuse me. Maybe I'll be safe in the lighthouse. Maybe I'll wake up. Cry. Art is supposed to make you cry. And you will. Cazzo, ci arriviamo al faro. Giri di là. What happened to your spark, Max? I thought I could be your professor for life. Aspetta, che penso che qua debba tornare indietro, sì. I realize now you'll never be an artist, much less a photographer. Come here, Max. Class is dismissed. Scusi, è per sfiducia, ma damo se. I miss those days when you looked. Ma devo evitare anche il faro? This is Principal Wells, and I'm here to drop the mic on Max Caulfield. Sì, era meglio girare dall'altro lato, avevamo leggermente più tempo, però. Ah, sì.
Che poi... Ah, aspetta, non... Ah, no, ok. And I'm here to drop the mic on Max Caulfield. Bella. Damo se... Eccone un altro là. Hey! Aia. Aspetta un po' di più e andiamo dritti. Max, where are you? Max! Cazzo! Dietro. Where are you? Max, come what kind of sick play. Mind would steal money from the handicapped? Come over here. No one will miss Max or her friend Chloe after this comes out. Scusate. You're such a... Get your bony ass over here. I'm gonna cut you open, freak. Merda. Max, come back in the dark room. Non so, la bottiglia la lascio. Come bury your carcass next to Rachel and do an epic photo shoot. Rachel. Rachel Amber. Occhio. Max, you need to get high like Rachel. Want some drugs? Siamo arrivati al faro. Zitti, zitti. Panchina, no, non mi sembra il caso. Andiamo al faro. Posso? No. Devo andare alla panchina? Dietro al faro? Cazzo, non ce l'ho dalla panchina. A sto punto. Non lo so, è una situazione un po' sflesciante. Ah, ok. Don't you dare question the chef. Right, like you're the real cook here? I your mom's away. I'll let her know that. Qua probabilmente è quando telefona la madre di Chloe, eccetera, eccetera. Hey, honey. Just making a fabulous breakfast with Chloe and Max. We're all going to work at the Two Winds. What? Oh, I didn't know you had to get groceries. Of course I'll come pick you up. Now I'll have an excuse to get a mocha. Be there shortly. Love you. Excuse me, ladies. I have to go rescue yonder queen at the Save Mart. She doth have many bags of delicious grub for us you to are feast ridiculous. Upon. You'll be grateful for that someday. Shit, where are my keys? That's a dollar for the swear jar. You mean your college fund? Keys, please. Shit, where are those keys? Another dollar for the swear jar. You're bankrupting me. Aha. You can't hide from me forever. Qua è quando abbiamo strappato la foto che siamo ritornati. Try not to destroy too much of the house. And no Chloe and Max wine tasting. William. Ehi Max, diresti ciao a Chloe e Joyce? Non dimenticarti di ricordargli che mi hai lasciato morire. Ah. Ok. Sarà fatto. Dad. Ah beh, scusate, era obbligata. How long will this storia go on? Il pigiamino potevamo anche evitarlo, però. I think you'd be perfect for my new photo series on retro grunge. You have the same qualities that I loved in Rachel Amber, but not Max. Max is a fucking child. Oh Christ, I know. And she never shuts up, does she? I'm so over her hipster bullshit. I think everyone at Blackwell is over Max. Let's prove it. Booyah, Warren. I thought you were all over Max's shit. She's sure the hell not into me at all. Who cares? I guess we're not her type. Like Max has a fucking type. But she does. She's into Mr. Jefferson. Now come here.
God damn, you are a sexy bitch. Why hang out with Max, huh? Boredom. Plus, she's like my personal puppet. I hear that. Do you want a party? I got a drugstore in my room. Oh shit, look at Max spying on us. Take a fucking picture, bitch. Or take a selfie. Salve. See, this is how you bust a move, Max. No mosh pit for you, shaka bra. Damn, Victoria. Ah, proprio un dogoio goio, pure questa. Not a little girl like Max. Okay. I fucking love your tats, Chloe. You're so hot. I can't believe it took us so long to hook up. Ma sì, si sta girando tutta Blackwell. Why did you get rewind powers? Ah, okay. You don't even know how to use them. Rachel's dead, vabbè, and you're still alive. Life is so not fair. Grazie. I wish you would have never come back to Arcadia Bay. You're the real storm. Oddio, effettivamente sì, qualche danno abbiamo fatto, eh. Se ci stavamo a Seattle, forse evitavamo di fare un po' di danni. Ci abbiamo una foto di Seattle. I'll be so grateful if this is the last digicode. Ah, del tipo? Momento. Ah, grazie. È molto great. Utile. I numbers are all over the place. How will I find the right code? Allora, ce ne sono alcuni cerchiati, alcuni sottolineati. Sì, qua magari qualcosa dello specchio ci potrebbe tornare utile. Ah, aspetta, lì sì. Effettivamente sì, gli unici codici che si vedono. È perché passando lì. Quindi sarebbe 0311. Grande così. Non si vedono solo quelli. Là. Pronti. Don't kill us, Max. I guess I'll never dance again, Max. Right when I was about to start a new life, Max. I thought we were on the same team. Now I'll die just being your friend. I always thought of you. Potevano mettere i sottotitoli, però anche dei commenti. Occhio che arriva la pallona anche a rallenti qua. Vabbè, scusate. Scusate. So this is how Max gets her revenge on. Time to pay yours. Like I told you before. It's okay if I'm gone. Scusate. I wish we had been friends. Do cazzo vado. You've always had my back, and now you're going to let me die? I'm still a teenager. Don't let the squirrels die. Max. Ah, eccoci. Truly. Salve, Max. Who are you? Holy shit, are you serial? I'm you, dumbass. Or I'm one of many Maxes you've left behind. Can you get me out of here? Oh, so you want help? Thought you could control everybody and everything, huh? Twist time around your fingers? It wasn't my choice. I didn't ask to rewind time. No, but you were happy to use it to get people to like you. As if you cared about them. I do care. That's why I was trying to make friends. By telling people what they want to hear? You were just looking for a shortcut because you can't make friends on your own. That's not true. I have great friends. And I've used my powers for good. A grandi linee. Stop playing innocent. You're a goddamn hypocrite. You've left a trail of death and suffering behind you. That was not my fault, you son of a bitch. Don't you dare talk about our mom that way. Ecco appunto. What about the crap that was your fault? Wait, let me guess. You fucked up time and space for your precious punk Chloe? You think she's worth all that? Non lo so. Facciamo così. Of course. She's my best friend. Oh yeah, you ignored your best friend for 5 years while she went through hell. Some friend. Chloe does a better job of guilt tripping me than you do. Because you let her bully you.
It's called Stockholm Syndrome. But you didn't do that homework, so you have to learn the hard way. Like Rachel. Just shut up. Sequestrato. You're not scaring me anymore. I'd be more worried about Chloe killing us than Jefferson. Max, do you really think she's our friend? That she respects us in any way? Man, you are so stupid. I'm embarrassed to have the same name. Anche il cognome, l'aspetto. And someday Chloe will destroy. Oh hell, speak of the devil. Dude, do not even fuck with her head. She knows what we went through together this week, and you don't. There's no way you can break up our team. This is reality. After 5 years, you're still Max Caulfield. I am seriously glad to see you. Welcome home, Max. Fasten your seatbelt. E ripercorriamo ancora un po' di pezzi di storia. I know it was your birthday last month. This was my real father's camera. I want you to have it. Yes, of course it's cool. Thank you. This camera is so sweet. Now that we got that mushy shit out of the way, I feel like stage diving. Let's thrash this place. This song fucking rules. Can't dance, hippie? Come on. Rock out, girl. Yo, turn it off. Turn it off. You need to hide now. My stepdad will kill me if he finds you here. Vabbè, questi sono... You were here today, Max. You saved me. I'm still tripping on that. Seeing you after all these years feels like... destiny. If this is destiny, let's talk about your superpower. Epic! I pledge allegiance to Max and the power for which she stands. Welcome to American Rust, my home away from hell. Raw and rough. It suits you. You saved me again! Crazy! Now we're totally bonded for life. Also, no. Since you're the mysterious superhero, I'll be your faithful chauffeur and companion. I'm so glad you're my partner in crime. As long as you're my partner in time. Max, you better come check out these files. It's not a drawing. Cowabunga! Why, look. Let's call it a draw. I'm gonna freeze my ass off when I get out. Photobomb! Photo hog. I double dare you. Kiss me now. Sorry, not that easy. Oh, we could cruise everywhere in this bad boy. Can you see us heading down the coast to Big Sur and beyond? I know. Just not until I see it first. You know the rules, Dad. Dude, I am so lucky. It's weird hanging out with you again. I know. I'm glad we are, though. Ci stiamo rifacendo un po' tutta awesome la nostra picture. Avventura. You look so badass in our pirate. Chloe, you're back. I'm just... Kate wasn't the first. All those binders are filled... Rachel! Oh, Rachel, no, no, please not her! Come on, Max, we're almost there. Almost there. Max, come on now! Don't worry, don't worry. We'll be okay. Max! Max, can you hear me? Please say something! Chloe? I must have passed out. Well, thank God! Don't you ever do that again, okay? I swear. But that nightmare was so real! It was so horrible! Fuck all of that, okay?
You were given a power. You didn't ask for it. And you saved me. Which had to happen. All of this did. Except for what happened to Rachel. But without your power, we wouldn't have found her. Okay, so you're not the goddamn Time Master, but you're Maxine Caulfield. And you're amazing. Max. This is the only way. I feel like I took the shot 1,000 years ago. You could use that photo to change everything right back to when you took that picture. All that would take is for me to fuck that. No. No way. You are my number one priority now. You are all that matters to me. I know. You prove that over and over again. Even though I don't deserve it. I'm so selfish. Not like my mom. Look what she had to give up and live through. And she did. She deserves so much more than to be killed by a storm in a fucking diner. Even my stepfather deserves her alive. There's so many more people in Arcadia Bay who should live. Way more than me. Don't say that. I won't trade you. You're not trading me. Maybe you've just been delaying my real destiny. Look at how many times I've almost died or actually died around you. Look at what's happened in Arcadia Bay ever since you first saved me. I know I've been selfish, but for once, I think I should accept my fate. Our fate, Chloe. Max, you finally came back to me this week, and you did nothing but show me your love and friendship. You made me smile and laugh like I haven't done in years. Wherever I end up after this, in whatever reality, all those moments between us were real. And they'll always be ours. No matter what you choose, I know you'll make the right decision. Chloe, I can't make this choice. No, Max. You're the only one who can. Sacrifica Chloe, sacrifica Arcadia Bay. Allora, vabbè, Chloe effettivamente è dall'inizio che stiamo cercando di salvarla con scarsi risultati, onestamente. Arcadia Bay, come dice Chloe, effettivamente ci stanno un sacco di persone, un sacco di bastardi, ma anche brave persone, quindi effettivamente la scelta è difficile perché Chloe è la sua amica, la migliore amica, ha fatto, come detto, tanto per lei, però effettivamente sacrificare tutta una cittadina per una persona, compresi i familiari di Chloe, la madre, poi il patrigno, eccetera. Non lo so. L'amicizia è l'amicizia, ma strage è a strage. Non saprei. C'è anche brava gente ad Arcadia Bay. Certo, non tantissima, effettivamente. È una scelta difficile, non lo so. Sacrifichiamo Arcadia Bay? E dove cazzo andiamo poi? Teniamo manco un veicolo. Anche perché se la salviamo, non ci perdonerebbe mai, secondo me. Quindi, come detto, la scelta anche in questo caso più che nostra è stata di Chloe, come nel momento che ci aveva chiesto di staccare la spina. Quindi rispettiamo la sua scelta di sacrificarsi, e anche perché, come detto, sacrificando tutta Arcadia Bay, probabilmente anche lei rimanendo viva non è che sarebbe poi entusiasta della nostra scelta, e probabilmente l'amicizia andrebbe puttane, non lo so. Che dobbiamo fare? Max? It's time. Chloe, I'm so, so sorry. I don't want to do this. I know, Max. But we have to. We have to save everybody, okay? And you'll make those fuckers pay for what they did to Rachel. Being together this week, it was the best farewell gift I could have hoped for. You're my hero, Max.
Chloe. I'm gonna miss you so much. I'll always love you. Now get out of here, please. Do it before I freak. And Max Caulfield, don't you forget about me. Never. It's cool, Nathan. Don't stress. You're okay, bro. Just count to three. Don't be scared. You own this school. If I wanted, I could blow it up. You're the boss. So what do you want? I hope you check the perimeter, as my step-ass would say. Now, let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. You don't know who the fuck I am, or who you're messing around with! Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that thing down! Don't ever tell me what to do! I'm so sick of people trying to control me! You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! Ok, allora Nathan è stato arrestato. Un po' di foto vanno via comunque. Anche il prof è stato arrestato. Vabbè, i ricordi con Chloe. Vanno persi le foto. Perché poi Max i ricordi ce li avrà comunque. Diciamo che abbiamo avuto il potere per cercare di fare qualcosa, ma alla fine sostanzialmente abbiamo rinunciato al potere sin dall'inizio per arrivare a questo, a non far danni. In sostanza, se non ce lo davano erano uguale,
stavamo punti a capo, Chloe moriva, succedeva tutto quanto. Detto, non avremmo avuto il gioco. Ok, Arcadia Brave prosegue. Sfornare bastardi da ogni dove. Sto cervo però, cerbiato. Ok, allora abbiamo finito anche il quinto ed ultimo episodio di Life is Strange, quindi siamo arrivati alla conclusione di questo titolo che, ragazzi, spero che abbiate apprezzato, spero vi sia piaciuto questo Life is Strange, titolo che era uscito, come detto, da diverso tempo, l'ho portato adesso approfittando dell'uscita della versione PlayStation 4 con i sottotitoli in italiano e, come detto, ho raccontato una bella storia, l'ha fatto in modo, direi, eccellente. Per quanto riguarda gli episodi, devo dire la verità, onestamente forse proprio quest'ultimo capitolo non è che mi sia piaciuto più di tanto, a parte il finale e tutto quanto, però un po' il avanti indietro, ste sflesciate, così il quinto forse è stato quello un po' meno non lo so, coinvolgente, a parte, come detto, la parte iniziale, quella che riprendeva dopo il sequestro, sostanzialmente la parte finale. Quello che c'è stato nel mezzo forse è stato un po' meno interessante rispetto a quello che è stato tutto il gioco. Comunque, per il resto, a conti fatti, direi che è un titolo ottimo, veramente un gran bel titolo che naturalmente consiglierei a tutti quanti, anche rigiocarlo con scelte diverse, goderselo in prima persona, eccetera eccetera, dal punto di vista magari tecnico.
Dico, vabbè, graficamente, eccetera. Ricordiamo che comunque è stato fatto da un team indipendente, è uscito un bel po' di tempo fa, ma quando i giochi hanno una qualità, diciamo, dietro all'aspetto, diciamo, visivo, come questo qui, torna tutto, va tutto in secondo piano, quindi personalmente non sarebbe neanche da dire la grafica così, la grafica colà, perché è un gioco che ti fa concentrare su ben altri aspetti che sono stati trattati, come detto, in modo eccellente. Quindi, bellissimo titolo, bellissima esperienza, e andrei avanti in modo tale da vedere se ci fa vedere un po' di spippolamenti. Qui ha deciso di sacrificare Chloe con il 5. Come vedete, è sempre una scelta difficile, ti pone di fronte a scelte difficili, quindi... Allora, la lotta ha lasciato una cicatrice a David, 97%. Ah, nessuna cicatrice, vabbè. David non ha ucciso Jefferson. Non hai salvato il camionista. Dove cazzo stava il camionista? Che ne so. Hai salvato Ivan. Hai salvato... Evan, dipende. Hai salvato Alissa. Vabbè, Alissa ormai, scusa, tutte quelle pallonate che si è presa. Non hai salvato il pescatore, ma la maggior parte l'ha salvato. Io onestamente non ho capito come salvarlo. Il pescatore. Hai aiutato Joyce a fidarsi di nuovo di David. Ah, gli altri non l'hanno aiutata, bene. Hai detto la verità su Rachel a Frank. Hai abbracciato Warren. Il 5% non hai mostrato a Warren nessun tipo di affetto, tra l'altro. E il 73% di smandrapponi è saltato addosso a Warren. Va bene, allora... Finisce così la nostra avventura con Life is Strange. Mi raccomando, ragazzi, rimanete sintonizzati sul canale perché ci saranno altre serie. Andremo avanti con altre serie. Questo 2016 è ricco di titoli, quindi saremo infognati con un sacco di giochi. Mi raccomando, seguite tutti, proprio tutti, neanche uno ve ne dovete far scappare. Seguitemi anche sul secondo canale, sulla pagina Facebook, e naturalmente fatemi sapere la vostra su quello che è stato questo Life is Strange. Noi ci vediamo allora con i prossimi video su prossimi giochi e quelli che stiamo ancora facendo, e niente, vi ringrazio tutti per aver seguito questa serie, un saluto a tutti da quel tale Ale. Max, it's time. Not always be with you. Forever. Great say sunshine for everyone, but as far as I can remember, we've been migratory animals living under changing. See obstacles through the blizzard, through the blizzard. Today we will sail our uniform, live together, live together.
your